Ok, bene. Partiamo. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati col problema delle caramelle. Quindi, riprendiamo il problema. Abbiamo due distributori di 1 e 2, che però non mi piacciono perché sono uno based, quindi faccio 0 based. Abbiamo due distributori di 0 di 1 e in questi due distributori di caramelle ci sono delle caramelle e sappiamo in che sequenza usciranno e per ogni caramella sappiamo il loro grado di dolcezza, che è un qualche numero intero positivo. Ok, e sappiamo che ce ne sono n in D1 e n in D2. Ci sono due persone, chiameremo A e B, Alice e Barbara, che vogliono giocare a un gioco. Il gioco è a turni, partendo da Alice, la persona che ha il turno sceglie uno dei due distributori e preleva la prima caramella da quel distributore. Dopodiché, la persona dopo, il suo turno, e sceglie un distributore, preleva la caramella. Ovviamente deve scegliere un distributore che ha ancora caramelle. Se un distributore esaurisce le caramelle, la scelta diventa obbligata. E vanno avanti così finché entrambi gli distributori non sono vuoti. Il gioco consiste nell'accumulare una dolcezza totale delle caramelle prese maggiore di quella dell'avversario. Questa è la versione base del problema. Poi abbiamo aggiunto un fattore complicante, che sono i K-jolly. Abbiamo introdotto i K-jolly e abbiamo detto che Alice e Barbara all'inizio hanno entrambe a disposizione un budget di K-jolly e il jolly permette di non lasciare il turno all'avversario dopo aver fatto la scelta. Ovviamente quando gioco un jolly, quindi il prossimo turno sarà ancora mio, ma ho consumato un jolly. Al che ci abbiamo iniziato a pensare e la domanda è, assumendo che Barbara gioca ottimalmente, qual è il punteggio massimo ottenibile da Alice? Questa era la richiesta. Al che abbiamo detto, ma quale sarà la domanda che ci vogliamo chiedere? Quale sarà lo stato di questa domanda? L'abbiamo trovata. E in particolare abbiamo detto che sarà un f di i0, i1, kp K1 meno P, cosa chiede la funzione? La funzione dice se il prossimo elemento da estrarre da D0 è I0 e il prossimo elemento da estrarre da D1 è I1 e il giocatore che deve giocare ha ancora K-jolly, ha ancora KP-jolly e il giocatore avversario ha ancora K-D1 meno P-jolly e deve giocare il giocatore P, qual è il massimo punteggio che può ottenere? E poi abbiamo detto che la soluzione del problema sarà data da f di 0, 0, kk, 0. Ok, quindi qui è dove eravamo arrivati. I 0 e 1 sono l'indice delle caramelle a cui sono arrivato. I0 è l'indice della prossima caramella che devo estrarre da D0 e I1 è l'indice della prossima caramella che devo estrarre da D1. Bene. Qual è il prossimo step? Trovare il caso base. In questo caso, ci saranno un po' di casi interessanti, però diciamo che proprio caso base ce n'è uno ish, diciamo.
Qual è un caso così facile che so dire, ah, la risposta è... Un distributore vuoto? So dire quanto così, a priori, so dire... No, quando c'è una caramella in uno e una caramella nell'altro. No, più semplice. Sono entrambi vuoti. Però sono entrambi vuoti? Quando è che sono entrambi vuoti? Quando gli indici 0 e 1 sono n. Quando gli indici 1, i 0 e 1 sono n, esattamente. Quindi, f di n... N. Ci interessa qualcosa di KP? No, no. Per dire che non me ne frega niente, userò un simbolo un po' informatico a sto giro, che è questo, che è l'underscore. Underscore vuol dire può valere qualunque cosa. E non mi interessa. Me ne frega qualcosa di K di 1 meno P? Me ne frega qualcosa di P? Quant'è la risposta? Zero. Zero, perché? Perché non posso prendere le caramelle, quindi non posso aumentare. Il fatto che sono arrivato all'endgame, cioè sono arrivato proprio alla fine del gioco, metti che tocca anche ad Alice, cosa può fare Alice? Assolutamente niente. Quindi qual è il massimo punteggio che può ottenere? Zero. Ok, quindi questo è un caso base. Ok, in realtà proprio per come caso base questo è l'unico caso base, non ce ne sono altri. Vedremo che ci saranno un po' di casi del caso generale. Non sarà solo un caso, ci saranno un po' di fattispecie del caso generale. E vi dico che ci servirà, vi anticipo un po' le cose, non so se ve lo anticipo io o se ci scontriamo adesso che cerchiamo il caso generale, ma se guardate un pochino avanti, se riuscite a guardare un pochino avanti, servirà un'altra funzione. Questa sarà un esempio, è un po' difficile per questo motivo, una programmazione dinamica che al suo interno usa un'altra programmazione dinamica. Quindi, avendo questo hint, qualcuno riesce a tastare in qualche modo il caso generale? Anche solo una direzione generale di cosa vogliamo fare. O anche a trovare casi un pochino più specializzati del caso generale. Tipo, uno me l'avete detto già. Se uno dei distributori è vuoto. Ok, cosa succede in quel caso? Quindi entrambi i giocatori devono per forza per prendere quel distributore. L'unica domanda adesso da fare è conviene usare il giorno o no? Esatto, sì. Ok, bene, mi piace. Quindi facciamo uno dei due, tanto saranno speculari. Facciamo il caso in cui il primo distributore sia vuoto. Ok? Quindi, seconda fattispecie che vogliamo individuare, volevo dargli un ordine alle fattispecie, facciamo che lo facciamo bene, va, perché poi dobbiamo vedere che se le classifichiamo bene.
Allora, tanto i nomi ce li abbiamo. Quindi abbiamo detto F di N non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa, fa 0. Poi abbiamo, adesso fa un po' spoiler questa cosa, ma F di N I 1 KP K1 meno P P a cosa uguale? Come facciamo a calcolare questa cosa? Devo capire di chi è il turno e vedere se è Jolly. Il turno è di P e a KP Jolly. F risponde alla domanda, qual è il valore più alto che posso ottenere? Qual è il punteggio massimo che può fare il giocatore P, assumendo che il giocatore 1-P gioca ottimalmente? Questa è la domanda a cui risponde la funzione F. Bene, abbiamo detto P, il nostro giocatore P, non puoi più scegliere tra distributore 1 e distributore 2, devi scegliere per forza il distributore 2. Notare, il distributore 2 deve avere almeno una cosa libera, cioè deve avere ancora una caramella dentro, perché altrimenti saremo in questo caso. Quindi qua siamo sicuri che ce n'è almeno una dentro al distributore 1. Il giocatore deve pescare la prima caramella, e al valore di dolcezza di questa caramella sommo. Dovrei valutare i due casi, cioè se usa il jolly, se non usa il jolly. Se lo usa ottengo la funzione n i1 più 1 kp meno 1 k1 meno p e p. Sì, sono d'accordo. Nell'altro caso invece ho la funzione fn i1 più 1 comunque kp k1 meno p e 1 meno p. No, dipende da dove prendi. Falso. Dipende da dove prendi la caramella di prima. Ma la caramella devi prendere per forza in B1 dai due. Allora, la prima osservazione era vera. Se io posso, intanto notare, se io posso usare il jolly, perché se KP è 0 non posso usarlo, ma assumendo che posso usare il jolly, quanto sarà il mio valore se scelgo di usare il jolly? Beh, sarà f di n i di 1 più 1 k di p meno 1 k di 1 meno p p più, ci vuole un più cosa? Il valore di 1 più il valore di 1. Ok? Quindi questo è effettivamente il valore che mi porta a casa se gioco il jolly. Ma se non posso giocare il jolly o decido di non giocare il jolly, come faccio a calcolare il valore che mi porto a casa? Se non gioco il jolly. Se non gioco il jolly. Se non gioco il jolly, come faccio a determinare il valore che mi porto a casa? Il valore della caramella che pesco in ogni caso, cioè di 1. Sì, sì. Sì, poi c'è più F da valutare. Sempre N i 1 più 1. KP rimane uguale perché non l'ho cambiato. K1 meno P rimane uguale perché passo all'altro giocatore, poi 1 meno P perché cambio. Quindi io posso realizzare il valore della caramella che ho preso più quanto può realizzare il mio avversario la mossa dopo? Perché questo è quello che mi stai dicendo.
Perché notare che io, giustamente, a parte che ci sono due problemi, notare che giustamente io, se do il turno, beh, toccherà al giocatore 1 meno P, ok? Quindi F risponderà a un'altra domanda, risponderà a quanto fa lui, non quanto faccio io. Notare una cosa, questo è i giochi del giocatore P, questi sono i giochi del giocatore 1 meno P, ma se io quindi chiamo con 1 meno P, questi due li devo scambiare? Perché questi sono i jolly dell'avversario, ma se do il turno all'avversario devono finire qui, quindi devo ricordarmi di scambiarli. Ok, quindi modulo questo. Stavo dicendo che io posso sapere quanti punti fa il mio avversario. Perché so che gioco ultimamente. Perché posso assumere che F mi dice quanto farebbe se giocasse ottimalmente. C'è un modo per riuscire a trovare quanto faccio io se so quanto fa il mio avversario? Se io vi do la proprio l'input del gioco, l'input iniziale del gioco, mettiamo, e vi dico: guardate che Alice e Barbara hanno giocato e Alice ha fatto 100 punti. Quanti punti ha fatto Barbara? Il Il totale meno 100 punti. totale meno 100. Quindi se io qua chiamo, se io so quanti punti ha fatto il mio avversario, come faccio a trovare quanti punti ho fatto io allora? Il Totale meno quelli che ha fatto l'avversario. totale di cosa? Di tutte le caramelle. Delle usci, cioè delle caramelle pescate prima. Che rimangono nell'istruttore. Il totale della somma delle dolcezze che rimangono negli istruttori. Esattamente. Ah, al contrario. La somma delle dolcezze che rimangono nei distributori. E come facciamo? Noi abbiamo detto che le conosciamo. Certo, ma come fai a sapere? Se le conosciamo, sommiamo. Sommiamo. Ok, questa roba vi dico subito che è inefficiente. Se facciamo questa, oddio, volendo possiamo farla, poi arrivare in fondo, poi vi dico: ah, guardate che però sta roba non va bene perché è troppo alta. Possiamo farlo, però vi dico già adesso: guardate che sta roba è inefficiente. Allora si può guardare anche l'ordine. No? Cosa possiamo usare per rispondere a quell'altra domanda? Un problema che mi ha fatto un'altra volta. No? Qual era l'altra domanda? Allora, fondamentalmente per rispondere a F ci servirà una funzione g che prende i 0 e i 1. E ci dice la somma di tutte le caramelle che rimangono nei distributori se la prima ad estrarre nel distributore 0 è i 1 e se la prima ad estrarre nel distributore 1 è i 1. Ok? Quindi questa è una funzione g che possiamo assumere adesso di avere e possiamo usarla nei calcoli della funzione f e ci serve perché abbiamo detto che il nostro punteggio sarà dato dal complemento rispetto a quella del punteggio avversario. Però poi in una certa dovremo calcolare questa funzione g. E voi mi avete detto: beh, ma semplicemente g di i0 e i1 posso calcolarlo come sommatoria da i0 fino a n escluso di valore di i0 di coso più sommatoria, ok, Non efficiente. non è efficiente. Non è efficiente. Perché non è efficiente? Adesso ancora non abbiamo tutti i casi generali, ma se io ogni volta che sono in un caso qualunque di questi devo fare queste due sommatorie, Occupa occupa troppo. troppo tempo, perché queste due sommatorie mi portano via un fattore n ogni volta. Quindi io sto aggiungendo un fattore n, sto aggiungendo un prodotto di n a qualunque complessità avrà questa qua. Non è che conosciamo una tecnica che magari ci permette di avere tutte le risposte a questa domanda in un tempo costante quando ci servono. Salve, Eh? salve, salve.
No, certo, ce la salviamo, ma come facciamo a calcolarla? Potremmo usare la... Ricorsione. Sì, ma la... programmazione dinamica. Se stiamo facendo programmazione dinamica, possiamo usare la programmazione dinamica. Questo è un problema carino perché per ottenere il tempo più efficiente abbiamo una programmazione dinamica e una programmazione dinamica. Perché noi nel framework della programmazione dinamica possiamo assumere che qualunque chiamata ha funzione delle domande che ci stiamo ponendo, ci costi o grande di 1. Quindi se noi risolviamo G con la programmazione dinamica, poi possiamo usare G in F a gratis. Ok? Quindi G è abbiamo detto che vogliamo che sia la somma delle caramelle rimanenti se la prima è di 0 è di 0 e se la prima è di 1 è di 1. Ditemi come facciamo questa roba in programmazione dinamica. Questa è facilina. Come è definita G? Memorizzo le dolcezze che sono uscite, gliele tolgo totale. No, comunque devo tolgo. Voglio sapere un modo in programmazione dinamica per calcolare G. Cosa dovrò trovare? Quale sarà il caso base? Quali sono entrambe? Sono entrambe vuote? GNN. Perché GNN fa 0. Ok? Caso generale? Ci sono tanti modi per farlo. Ce ne vedremo uno. I0 più I1 più G di I0 più 1 di 1 più 1. Non funziona veramente sta cosa perché sei già 1 e 2 che è n sfora. Tipo un modo che possiamo fare è G di n I1 è uguale a G di n I1 più 1 più di poi devo fare un qualche abuso di notazione di 1 di I1 G di I0 n cosa sarà? Sarà G di I0 più 1 n più di 0 di I0. E l'ultimo, e così ci siamo levati i casi brutti, abbiamo che I0, I1 sarà uguale a G di I0 più 1, I1 più 1, più di 0 di I0 più di 1 di I1. Ecco. Perché dobbiamo levarci corner case che se sono solo i due n dobbiamo sommare solo l'altro. Certo. Ma noi estraiamo da cioè in G ci contava il come si chiama La somma delle la dolcezze. somma delle dolcezze se ne togliamo una riga o dall'altra. G ci fa la somma delle dolcezze che sono rimaste nei due distributori se la prossima caramella del distributore 0 è 0 e la prossima del distributore 1 è 1. E però corrispondere alla GNN con lo 0 chiaro, poi questi sono tutti i casi base. No. No, sono tutti casi generali questi. Qua è il caso, solo che sono tre sottocasi in generale, li ho fatti così, ma cioè come se fosse un if, nel senso come se fossero tre cose.
Questo è se il primo è pieno e il secondo no. Okay. E ovviamente in questo caso devo prendere il prossimo più l'attuale, cioè la ricorsione sul prossimo, come se avessi arrivato il primo più questo qua. Ma di uno cosa vuol dire? È il valore della dolcezza nel distributore 1 alla posizione 1. Okay. E in questo modo noi possiamo calcolarci questo qua, se dobbiamo calcolare ovviamente c0 da calcolare g00 come sta computazionale sarà n4, perché abbiamo possibili stati sono n per n, il computo in tutti i casi è grande di 1, quindi sarà un grande n quadro. Però adesso non è più moltiplicato per i casi di questo, è sommato, perché una volta che l'abbiamo fatto poi abbiamo la tabellina e possiamo guardarcela in o grande di 1. Non ho capito perché ho prodotto, cioè perché n quadro. In realtà, allora, in realtà se poi facciamo veramente l'esecuzione vedremo che ci sono tanti path, in realtà tutti i path per cui la profondità massima è n, perché tipo qua sono andato avanti su entrambi. Però essendo che poi qua potrà richiedere fino a n quadro combinazioni dei parametri di input, ok, questa analisi fatta solo su 00 non regge, perché questo qua lo chiamerà su tutte le combinazioni di valori dei due input tra 0 e n-1. Non sarebbe n quadro perché 0, n. Primo scorre per n volte, anche se con l'indice scorre per n volte. Cioè i 0 scorre da 1 a n e anche i 1 scorre da 1 a n, quindi n quadro. Sì, cioè, allora, il fatto è che se io qua calcolo proprio g di 0, 0, in realtà ci mette tempo lineare. Perché cosa fa? Entra con 1, 1, 2, 2, 3, 3 fino ad arrivare a nn e quindi ha fatto n passaggi. Ma qua a me servirà chiamare g con tutte le possibili combinazioni dei parametri di input. Ma quelle sono tutte le combinazioni di possibili parametri di input, sono n quadro. E quindi poi in realtà là non devo andare a contare, cioè se voglio fare un'analisi più accurata, ma che comunque mi dà n quadro, devo andare a contare la somma dei non overlapping path che fa quella computazione per vedere quanto sto pagando. Però è inutile farlo, basta applicare la formulina classica che abbiamo visto finora, che è il numero di stati possibili, che è n quadro, per costo dell'operazione del caso generale. Tutti e tre i casi generali costano grande di 1, quindi fa o grande n quadro, per questo motivo. Quindi quei due indici, andando avanti allo stesso modo, cioè più 1 si applica a tutti e due, lo fai n volte e ce l'hai tutto, ma lì gli indici si sfasano e quindi è n quadro. Esatto. Okay. Ok, abbiamo G. Abbiamo G e quindi abbiamo detto che adesso possiamo usare G a costo gratis qua dentro. Ovviamente poi dovremo sommare alla fine un più grande di n quadro. Sì, però verrà assorbito, eh? Sia in tempo che memoria. Sia in tempo che memoria, sì. Sì. Questo andrà sommato in fondo. Però appunto la potenza di aver fatto un'altra programmazione dinamica è che però quindi avendo questi costi fissi che dobbiamo sommare alla fine, però possiamo usarla in tempo grande di 1. Bene. Torniamo qui. Abbiamo detto che abbiamo due casi. Quali sono i due casi? Uso o non uso già? No. Questo caso generale, questo caso generale ha due casi. Perché poi ci saranno le scelte. Le scelte sarà uso jolly, non uso jolly. Ma jolly rimanenti non ci vuole. Esatto. Perché se non ho jolly rimanenti, non posso neanche avere la scelta del giocare il jolly. Quindi, se KP è uguale a 0, cosa sarà la risposta? Sarà? F di n, ok, 1 più 1 0 no, non è vero, K1P non è vero, esatto, a parte che vedo già dove va a finire questa cosa, quindi
facciamo così, f di n i 1 più 1 k 1 meno p 0 o k di p uguale 1 meno p più il valore che ho preso, quindi più di... No, perché questo è quanto ha fatto il mio avversario. Quanto ho fatto io? G meno GD N I 1 più 1 GD N I 1 I 1 differente. Quindi se io non posso usare jolly, cosa devo fare? Devo dare il turno al mio avversario, prendo l'unica cosa che posso e poi quindi il punteggio che faccio sarà quello che è disponibile adesso meno quello che ha fatto il mio avversario. Se invece ho la facoltà di scegliere, devo fare due casi. Intanto fatemi chiamare tutta questa cosa, la chiamo una bellissima espressione A maiuscolo. Ok, questa cosa qua è A maiuscolo, perché tanto dobbiamo riscrivere la stessa cosa, me lo scrivo A maiuscolo. Ok, cosa dobbiamo fare se abbiamo dei jolly invece? Il caso in cui non lo utilizzo. Non il caso, ma la scelta. Scelta? In caso, la scelta se non lo utilizzo, la scelta se lo utilizzo. Io voglio fare il massimo. Eh? Io non voglio fare il massimo. Cioè fare e vorrei fare il massimo, ma come lo faccio? Ma devo vedere anche come scegliere il jolly, cioè come scegliere se usare il jolly o no? In che senso? Cioè, allora adesso ho dei jolly, quindi ho due scelte: o prendo l'elemento e passo il turno, o gioco il jolly, prendo l'elemento e non passo il turno. Ok, ma come decido se uso il jolly? Non è cioè, le provo entrambe. Ah, ok. Come al solito, la programmazione dinamica è l'arte di provarle tutte. Le provo entrambe. Quindi come cosa scrivo? In realtà ci sono più modi effettivamente, uno anche col max. Cosa posso scrivere? Max tra A sì. E F di N I 1 più 1 K P meno 1 K 1 meno P P. Esatto. B 1 I 1. Ok. Ok. Eccolo. Questo è il diciamo primo caso generale. Ovviamente non evito di scrivere tutto quanto per esplicitamente, ma se ho f di 0 virgola n virgola kp virgola k 1 meno p virgola p, questa roba sarà assolutamente simmetrica rispetto alla precedente, solo che il più 1 sarà sul primo e invece di avere più di 1 di 1 avrà più di 0 di 0.
Al che ci rimane, quindi, cosa ci rimane? Ci rimane il caso generale, proprio quello più generale in assoluto, che è f di i0, i1, kp, k1-p, p. Non dovrebbe essere difficile adesso vedere come è fatto questo caso. Cos'è? E come sopra solo che deve includere anche il distributore. Esatto. Quindi ho comunque due casi. I due casi sono... C'è il distributore? No, i due casi sono... Ho ancora dei jolly? Non ho più jolly. Se non ho più jolly, quante scelte ho? Due. Perché posso prendere il distributore 0 e il distributore 1. E se invece ho ancora dei jolly, quante scelte ho? 4, che sono? Non usare il jolly e pescare primo e secondo, oppure usare il jolly e... Esattamente. E direi che ovviamente questo esce un pochino più complicato perché vorrei che non doveva scriverlo, ma doveva scriverlo il codice. E per questo era l'esame di sfida di programmazione. Poi tra l'altro molte di queste cose, perché appunto essendo che poi le espressioni sono sempre le stesse, uno basta che le scrive una volta a codice, poi c'è il valore. Però quindi fondamentalmente questa era la soluzione. Adesso non la sto a scrivere, tanto è abbastanza chiaro. Due casi: se k di p è uguale a 0, allora sarà il max tra scelgo dalla pila 1 o scelgo dalla pila 0 o scelgo dalla pila 1, pila dal distributore, scelgo il distributore 0 o scelgo il distributore 1, quindi sarà un max tra due affari fatti come A, più o meno. Se invece posso giocare il jolly, sarà il max tra A A primo, diciamo, che è quello sul lato distributore. Oppure c'ho anche i due termini che assomigliano a quello di fianco del max che ho fatto là sotto. E sarà però uno con D1 di I1 e l'altro con D0 di 0, ovviamente con l'indice diverso che è incremento. E fine. E questa è la soluzione del problema dei distributori. E questa cosa qua, cosa ci fa? Ci dice... Quindi FD00KK0 ci dirà Alice al massimo quanti punti, quanta dolcezza può accumulare se Barbara gioca ottimalmente. Perché ogni giocatore cerca di massimizzare il punteggio rispetto alle scelte che può fare. Quale scelta faccio? Non lo so, le provo tutte. E poi prendo la migliore. Se volessi, oltre a sapere il valore, sapere qual è la strategia, cosa devo fare? Come vi ho spiegato l'altra volta, oltre a salvarmi il valore della scelta migliore, per ogni stato mi devo salvare anche quale è stata la scelta migliore. Io in ogni stato delle scelte, oltre a salvarmi il valore numerico del max, mi salvo anche quale delle scelte tra quelle che ho messo nel max ho scelto come migliore. E questo mi dice per ogni stato qual è la mossa migliore in quello stato. Bene, sapete qual è la prossima domanda? Qual è la complessità computazionale di questo algoritmo? Ricordiamoci che partiamo da, per la temporale, partiamo da uno grande di n quadro. E poi ci avremo quella lì.
Vogliamo partire dal numero di stati o dal costo del caso generale? Quello mi sembra un po' grande di M4. Numero di stati o... quello, le operazioni che faccio di costo del caso generale? Sì. No, a me non sembra nel quadro, a me sembra molto meno. Allora, le F e le G ci costano tempo costante, perché è programmazione dinamica. Ah, ok. Quindi tutte le chiamate a F e tutte le chiamate a G ci costano tempo costante. Quante sono quindi le operazioni che facciamo? Max. Eh? Il massimo. C'è un max, c'è un po' di sottrazioni, un po' di somme, ma quante sono? Costante. Costante? Quindi là che ci abbiamo abbastanza scritto è costante in primo caso generale. Massimo. Eh? Massimo. Non ho capito, perdono. No, cioè se consideriamo quello sopra, al massimo facciamo n volte. No. No. Allora, il numero di operazioni qui, cosa abbiamo? Sottrazione, allora due chiamate, quindi 1, 2, sottrazione, 3, 4, somma, 5, boh, probabilmente ne sono persa qualcuna, però diciamo non più di 10. Poi cosa abbiamo? Abbiamo max che ci costa 1, una somma, una sottrazione, un'altra somma. Sono tutte operazioni costanti, ma quante ne abbiamo? Boh, 20, 30, 50, chi se ne frega? O grandi di 1. Tutta questa roba la possiamo fare non grande di 1. Perché non abbiamo... Se avessimo avuto un max tra n cose, allora ci costava grande di n. Ma qua abbiamo max tra un numero costante di cose, abbiamo somme tra numeri costanti di cose. E quindi tutto questo è grande di 1. Questo, essendo specchio, è grande di 1 anche lui. Ma se ci pensiamo un attimo, anche l'altro caso generale è grande di 1. Perché comunque i casi sono al più... Cioè ci sono, c'è un if all'inizio che differenzia, poi ciascuno ha uno 4 scelte e l'altro 2 scelte, ma quindi sono entrambe o grandi di 1. Quindi il caso generale di tutti quanti, cioè tutti quanti i casi generali che ho, questo potete pensarlo come un grande se, diciamo, del caso generale questo qua, che poi si divide sotto branch, però tutti quanti ci portano ad avere uno grande di 1. Quindi il costo di calcolo del caso generale in questo caso è grande di 1. Cosa ci manca? La somma del costo di G. No. Da cosa è data la complessità computazionale temporale di un algoritmo di programmazione dinamica? Il calcolo del costo di stati e il costo. Numero di stati per costo del caso generale. Costo del caso generale abbiamo detto che è o grande di 1. Cosa ci manca? Il numero di stati. Quanti sono i possibili stati? 20. Mm? 20. Cosa? No. Pensate ogni variabile in che range può variare e poi fate il prodotto. N quadro K quadro. La prima può variare in N, la seconda può variare in N, la terza può variare in K, la quarta può variare in K e la quinta varia in 2. Perché può variare solo 0 e 1. Quindi N per N per K per 2 fa 2N quadro K quadro che fa o grande di N quadro K quadro. Quindi quello di lì è o grande di N quadro K quadro. Quello di qui era o grande di N quadro, o grande di N quadro K quadro più grande di N quadro fa N quadro K quadro. O grande di N quadro K quadro. Ok, memoria. Ricordandoci che di qua abbiamo uno grande di m quadro, di n quadro,
Quindi poi dovremo sommarlo. E di lì? Come faccio a calcolare la memoria di un problema di programmazione, di una soluzione di programmazione dinamica? Beh, calcolo il costo della tabella di memorizzazione. Sì. E calcolo il costo di lo spazio di computazione. Sì. La tabella quanto è grossa? 3 quella di G, 3 no, non di G, di F. Quanto è grossa la tabella di memorizzazione del DF? Uno grande in quadro K quadro. Uno grande di n quadro K quadro, sì. Perché da questo dato è dato il numero di stati per quanto occupa ogni cella occupa un grande di 1, il numero di stati abbiamo detto che è grande di n quadro K quadro, quindi è quello. Quindi abbiamo due fattori, abbiamo grande di n quadro o grande di n quadro K quadro, sommati, che fa ancora un grande di n quadro K quadro, più il costo di computazione. E questo dato è il costo di computazione, è dato dal più lungo path, per quanti valori mi devo salvare in ogni step. In ogni step dobbiamo salvarci un numero costante di valori, perché non abbiamo max tra n cose, non abbiamo niente, sono tutte operazioni costanti. Qual è il più lungo path di computazione? Come al solito osserviamo che le n partono da 0 e ogni volta almeno una aumenta di 1, la k potrebbe non aumentare, ma se arriviamo in fondo arriviamo a un caso base, se non aumenta mai queste arrivano nn e siamo in quel caso base e quindi finisce, se invece diminuisce di 1 ogni volta almeno, quindi il path più lungo sarà uno grande di n quadro più k quadro, ma o grande di n quadro per k quadro più grande di n quadro per k quadro è dominato da o grande di n quadro per k quadro, e quindi la memoria è anche lei o grande di n quadro k quadro. Quindi o grande di n quadro k quadro è il costo della tabella? Sì. Invece o grande di n quadro per k quadro è il costo della computazione. Ma invece che il costo della computazione, no, quella più lunga, non è n più k, sarebbe 2n più 2k. Ah no, è vero, ho detto una cagata, non è n quadro, sarà 2n più 2k, sì? Sì, ho detto una cagata io. Sì. È vero. Che il path più lungo non è lungo n quadro, perché non posso avere tutte le combinazioni, cioè perché ogni volta deve decrementare una di 1, parto da 0 entrambe, no, aumentano di 1 ogni volta, almeno delle 2, parto da 0, 0, se devo arrivare a nn, posso fare più 1, al massimo 2n volte. Quindi sì. È o grande di 2n più? O grande di n più k. No, n più k. Perché gli n li posso aumentare al massimo 2n volte, k li posso decrementare al massimo 2k volte, l'altro posso, vabbè, l'altro flippa, ma non ci interessa, tanto poi quando arrivano all'ultimo arriva il caso base, qualunque sia p, quindi è o grande n più k, sì. E la risposta non cambia perché è boundata, cioè il fattore più grosso rimane comunque la tabella è o grande n quadro. Quell'altro cambia 1, 0, 1, 0, non ci interessa. Non ci interessa, tanto quante volte si è cambiato non c'è da frega niente, quando arriva nn, caso base. Bene, questa è la soluzione del problema delle caramelle. Questo è probabilmente il problema più difficile di programmazione dinamica che vedrete nella vostra carriera, mia che non andate a fare informatica per una certa. Informatica seria, tra l'altro. Bene, torniamo un po' indietro. Voglio iniziare, quindi abbiamo detto che delle casistiche degli esami di ricerca operativa ci mancano due cose. Ci mancano varianti vagamente più difficili della griglia e poi ce ne manca uno nuovo, che è quello su cui vorrei concentrarmi adesso, che invece è il più difficile. Quindi andiamo a decrescere oggi. Partiamo dal più difficile, poi quello un po' meno difficile, poi quello più facile.
Che poi in realtà anche questo ha varianti, eh. E poi ve le dico, non riusciremo a snocciolarle perché non credo che abbiamo tempo, però ve le dico. Anche nella memoria dovevamo sommare il costo di giro. Certo. Solo che comunque era dominato. Gira nel quadro, quindi era dominato. Allora, problema. Vi do due parole. Facciamo banana e ananas. No, anabas. Anabas. Nuovo frutto, anabas. Ok. Il problema è quello della più lunga sottosequenza comune tra due stringhe. Allora, ricordiamoci cos'è una sottosequenza. Una sottosequenza è un sottoinsieme ordinato di una sequenza. Quindi, ad esempio, di banana, che ne so, AAA è una sottosequenza, ANA è una sottosequenza, tra l'altro posso farla in tanti modi, BANNA è una sottosequenza, NAB non è una sottosequenza, ok? Quindi qualunque sottoinsieme che comunque leggo nell'ordine originale. Stessa cosa per ANABAS. La domanda è: qual è la più lunga sottosequenza che appare in entrambe le sequenze? In questo caso probabilmente è ANA con due A, ANAA, credo. Sarà tipo, sì, questo, questo e questo, questo. Sarà ANAA. Quindi voglio trovare la lunghezza, il nostro scopo è trovare la lunghezza della più lunga sottosequenza comune. È come quello che abbiamo fatto con i numeri prima. Eh? È come quello che abbiamo fatto con i numeri l'altra volta. Beh, sarà un po' più difficile questo qua. Quello che abbiamo fatto con i numeri era trovare la più lunga sottosequenza crescente di una sequenza. Qua abbiamo due sequenze e vogliamo trovare la più lunga sottosequenza che appare in entrambe. Cioè, parto confrontando due. Non ho capito, perdono. Parto confrontando due. Se uno di due è diverso, riporto l'indice a zero e passo quello successivo. Non ho capito. Anche perché qua adesso è abbastanza banale, però potrei avere costi, che non so. Non so, e qua sono un pochino più farfagliate, tipo qua credo sia FRG o FRA. O FRA anche, sì. O FRG o FRA. FAG può essere. Eh? FAG. O anche FAG, sì. Grazie per averlo fatto notare. Ma non so se c'è anche se c'è anche limiti in mezzo che non. No, non mi ricordo. Qual è la domanda? Deve essere continua la... No, non deve essere continua. Posso prendere un qualunque sottoinsieme di questo, un qualunque sottoinsieme di questo. Devo tenerlo nell'ordine in cui appare nella stringa e voglio che le due stringhe siano uguali. No. Così tutte sono uguali. Bene, e voglio trovare qual è sta sottosequenza comune più lunga. Cosa mai potremmo usare per trovare questa risposta? La programmazione dinamica. Ok. Pensiamoci. Dobbiamo trovare
il sottoproblema dobbiamo trovare la domanda, la domanda giusta con lo stato giusto. La sequenza, qual è la sottosequenza più lunga comune? Tipo, che ne so, sono arrivato alla terza di banana e alla bassa. È un sottoproblema, però non so se è la... Non sei lontanissimo. No. Cioè, non che le idee, adesso cominciamo a vedere le idee che abbiamo già visto, nel senso, adesso cominciano a essere poche le nuove idee che servono. È la più lunga sottosequenza che ha per ultimo termine questo qua. Che ha per primo termine. Che contiene questo termine. No, lui c'era vicino. Non a caso ve l'ho fatto dopo caramelle questo problema. Scelta, pesco o non pesco il prossimo carattere, forse. Cosa? Pesco o non pesco il prossimo carattere. Le due sequenze hanno la stessa... No, non necessariamente. No. La prima è lunga N, la seconda è lunga M. Ok. Qua l'ho fatte, qua 6-6 e la... No dai, la 6-7, quindi okay. Effettivamente... No, la prima è lunga N, la seconda è lunga M. Però posso dire chiami zero? Chiami zero l'indice della prima sequenza. Sì. I1 l'indice della seconda, sì, sequenza. Ok. Chiamo caso che siamo arrivati in un determinato punto della prima sequenza e della seconda sequenza. A quel punto ci chiediamo. Qual è la sottosequenza più lunga comune? La risposta è giusta, però non voglio dartela giusta perché l'hai detta male. Allora, la domanda in questo caso in realtà è molto simile. Questo problema non sembra, ma è molto simile a quello del come si chiama? Le caramelle, ma senza jolly. Qua jolly non ce ne sono. Qua la domanda è: se consideriamo la prima stringa a partire dal carattere izeresimo, sì, e consideriamo la seconda stringa a partire dal carattere iunesimo, quindi praticamente stiamo scartando un prefisso di entrambe le stringhe, qual è la più lunga sottosequenza che possiamo fare? La più lunga sottosequenza comune che possiamo fare? Questa è la domanda che ci servirà. Ok? Quindi avremo la nostra F di invece di 0 e 1 le chiamo A e B qua. La nostra F di AB che è la fa la seguente domanda: se consideriamo i caratteri della prima stringa che partono dal carattere di indice A, 0 based, quindi 0 è il primo, e la seconda stringa li partiamo a considerare dal carattere di indice B, quindi stiamo scartando un prefisso lungo A nella prima e stiamo scartando un prefisso lungo B nella seconda, qual è la più lunga sottosequenza comune? Questa è la domanda. Assumendo di saper calcolare la domanda, assumendo di saper calcolare F, come facciamo a rispondere al problema originale? Sarà F di 0,0. Sarà F di 0,0. Perché F di 0,0 non abbiamo scartato niente e quindi è esattamente la domanda originale. Bene, quale sarà il caso base? Una sola alla fine. Quindi? F di NM. F di NM è uguale a 0. Se ho due stringhe vuote, la più lunga sottosequenza comune è lunga 0.
No, perché n-1 vuol dire che c'è ancora l'ultimo carattere. Ma allora nm, i caratteri nm li confondiamo? Questo è lungo 6. Questo è il carattere 0. 1, 2, 3, 4, 5 e quindi 6 vuol dire che abbiamo finito. Okay. Il motivo per cui in informatica si usa molto l'indicizzazione zero based è perché poi nella pratica funziona meglio. Cioè nella pratica tipo in programmazione dinamica non devi mettere più 1, meno 1 e quant'altro. Proprio matcha bene. Come al solito si usano le notazioni e le convenzioni più utili rispetto a quello che si sta risolvendo. In informatica il logaritmo in base 2, la base è 2 per gli esponenziali, gli indici partono da 0. E 0 da 0 fa 1. Ok. Caso generale. Anche per il caso generale, vi dico, guardate che non è dissimile da quello delle caramelle. Posso usare il fatto che tipo f di 0 e m. F di, chiamiamolo A, okay, e m. Sì. Quindi se ho finito la seconda parola, se non ho più carattere nella seconda parola ma sono al carattere aesimo nella prima, quant'è? Zero. Quindi il caso generale delle caramelle è diventato un caso base qui. Specularmente FD NB vale anche lui 0. Qua sono diventate casi base. Questa è una versione molto più semplice, leggermente diversa, del problema delle due caramelle, del distributore di caramelle. Cosa ci manca? Ci manca il caso generale. Quindi sappiamo che il prossimo carattere della prima stringa è l'aesimo, il prossimo carattere della seconda stringa è il biesimo. Chiamiamo le stringhe, come le chiamiamo? Q e P. Ok? La prima stringa è la stringa Q e la seconda è la stringa P. Cosa possiamo fare? Quali sono i casi? Quali sono le scelte? Che il carattere A e il carattere B siano uguali, grazie. Ok, e questi sono i? No. Questi sono i casi o le scelte? I casi. Abbiamo due casi. Se Q di A è uguale a P, ho chiamato? Sì. A P di B, oppure altrimenti. Perché se Q di A è uguale a P di B, quali sono le scelte? Aggiungo uno. Eh? Aggiungo uno al numero che avevo prima. La sequenza. Che numero avevo prima? Un F di A più 1 di meno 1. Eh? 1 più F di A più 1 di meno 1. No. Cioè sono uguali. Quali sono le scelte? Che scelte ho? Io mi trovo due caratteri che sono uguali. Il prendo, non lo prendo. Eh? Prendo il carattere, non lo prendo. Devo prendo. Ni? Forse è più facile l'altrimenti, eh? È più facile pensare prima l'altrimenti, forse. Quindi sono diversi. Cosa posso fare se sono diversi? Bisogna andare indietro. Non posso andare indietro? No, nel senso, passare al carattere precedente. Non posso passare al carattere precedente.
La domanda è: quanto è lunga? O voglio sapere la più lunga? Quanto è lunga? Quanto è lunga, quanto è lunga la massima? Quindi nel caso di Barane e Anabas sarà 4 la risposta. 4? 4, sì. Ah, no, sì, Ana deve essere 4, sì, 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 sì. Dobbiamo pensare alle scelte che ho. Devo andare avanti finché non trovo valori uguali e poi posso scegliere se prenderli o non prenderli. Oh, oh, è una risposta che mi piace già molto di più questa. Allora, se i primi due caratteri sono uguali, una scelta che io ho è dire: sai cosa? Nella mia sottosequenza ce li metto. Ce li metto e quindi posso scartarle. Quindi la mia risposta sarà di 1, perché li ho presi nella mia sottosequenza comune. E poi posso andare da più 1 e più 1. È l'unica scelta che ho? No? Perché? Perché potrei non prenderli e andare avanti su una delle due, su entrambe o solo sull'altra. Ok, in realtà di questo set di scelte ce n'è una che è... non è inutile, però posso farla come combinazione delle altre? Con entrambe. Entrambe? Quindi in realtà il set di scelte utili, perché come al solito cerchiamo di ridurlo, poi se ne mettiamo qualcuno in più chi se ne frega, il set di scelte utili è grosso 3. Una che posso fare solamente se Q di A uguale a P di B, che è se sono, se Q di A uguale a P di B, allora posso scartarli entrambi o mettere di nuovo la risposta, perché li ho matchati, quindi gli ho detto guarda queste sono la sottosequenza massima comune, e allora me li prendo e li levo. Se non è così, o anche in quel caso, magari non è detto che li voglio prendere nella sottosequenza comune massima, eh? Non è assolutamente detto, magari non è il punto dove devo matcharli, magari devo matcharli più avanti. Cosa posso fare? Beh, o devo scartare il primo carattere di Q, o devo scartare il primo carattere di P. Quindi, se Q di A è uguale a P di B, qual è la risposta? Max. Max, tra l'altro... ho già visto che devo c'è l'altro che non ci sto. Max tra cosa? 1 più f di a più 1 f di a più 1 più 1, quindi f di a più 1 di più 1 più 1. Poi f di a più 1 b, f di a più 1 b, f di a b più 1, f di a b più 1. Chiusa questo, chiudo il max, questo se q di a è uguale a b di b, altrimenti cosa sarà? Sarà il max tra f di a più 1 b. Quindi o scarto la prima di Q o scarto la prima di P. Qua la cosa che era un attimo da vedere è l'individuazione delle scelte, perché io devo sempre pensare come un gioco. Io mi sono messo nella situazione in cui posso concentrarmi solamente sui primi caratteri, perché appunto ho questi due, chiamiamoli cursori A e B, che mi fanno andare avanti, che mi fanno scartare carattere per carattere, e poi dico, beh cavoli, ma cosa ci posso fare con questi due caratteri? O li matcho o ne scarto uno. Li posso matchare quando? Solo se sono uguali. Quindi se sono uguali ho la possibilità anche, ho la scelta anche di matcharli. Se invece sono diversi, ma anche se sono uguali, ho la possibilità o di scartare quello sopra o di scartare quello sotto. Avendo fatto tutte le possibili scelte, un qualche set di scelte che faccio mi porterà all'ottimo. Non so qual è, a priori ovviamente non so qual è, ma la programmazione dinamica ci pensa per me. Quindi adesso manca solo il costo, il tempo e memoria. Cioè è finito qua? Sì, finito qua. O fare l'esempio tipo usando questo qui e poi usando questo qui. Comunque,
Sì, magari facciamo parole un pochino più piccole, sì, sì. Piccole, però sì, possiamo farlo. Ok, ci ricordiamo che si base? Sì. Perché poi il compito non basta dare l'algoritmo, bisogna anche dare la risposta. Bisogna dare anche la tabella, perché sì, la risposta è la tabella. Quindi, due parole di tre caratteri. Ditemele voi. Bar. Bar e? Room. Eh? Room. Non va bene. Room. Bar e room, quant'è la massima sottoscrizione comune? Uno, facciamo una da due. Bar e carro. No. Bar e? Carro. Facciamo bar e... E bro. Facciamo bar e bro. Ok, quindi il nostro Q è bar e il nostro P è bro. Ok? Quindi, intanto, spoiler, la nostra tabella sarà grossa, n più 1 per m più 1, sarà 4 per 4. Ok, quindi, qua ci mettiamo, siamo a B, siamo ad A, siamo a R, abbiamo finito, facciamo che abbiamo finito, lo faccio così. E qua siamo a B, siamo ad R, siamo a O, abbiamo finito. Quindi in particolare questo sarà indice 0, 1, 2, 3 e questo sarà 0, 1, 2, 3. Questo è solo per visualizzare meglio questo scritto bar e bro sulla tabella, però comunque le tabelle sono indicizzate da numeri, però almeno ce l'abbiamo. Bene, come al solito se facciamo le tabelle conviene partire dal fondo. Qua l'inizio è 0,0, che abbiamo detto che sarà la risposta, quindi a noi conviene partire da 3,3. Quanto fa f di 3,3? 0, perché siamo in caso base. E in realtà... tutta l'ultima riga e tutta l'ultima colonna sono i nostri casi base. Ok... cerchiamo allora di cominciare a calcolare i valori di questa tabella. Partiamo, ovviamente vogliamo sempre calcolare, quando abbiamo una tabella e siamo nel caso quindi che la partenza è in alto a sinistra e l'arrivo è in basso a destra, vogliamo sempre calcolare tabelle di cui abbiamo sia il valore a destra che il valore in basso, banalmente. Ok, vogliamo calcolare questa. Siamo nel caso generale, in quale caso siamo? Altrimenti. Il secondo? Non è il caso quello f di n, m? No, f di n, m è questo. N vale 3, m vale 3. Siamo nel caso, questo è f di 2, 2. Ah, perché gli indici sbagliano. Gli indici sono zero based. Sì, sì. Ok, siamo qui. Abbiamo detto che siamo nel secondo caso perché i caratteri sono diversi. Infatti abbiamo r ed o e sono diversi. Quindi quanto vale? Il max. Il max tra? F di 3, 2 e 2, 3, ma sono 0. Che sono entrambi a 0. Quindi? 0. Perfetto. Facciamo questo. RR. Primo caso. Questo qua. Ok, primo caso. Primo caso. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo il max tra tre cose. Di 2, 3 più 1. Quindi notare che intanto, giusto per farci un'idea, bar è il primo, quindi questi sono gli A e questi sono i B. Ok? Quindi siamo a F di 2, 1. Quindi sarebbe il max tra 3 e 2 più 1, che è 0 più 1, quindi è 1. Ok, quindi il primo fattore è 1. Esatto, F di 3 1 che è 0. F di 2, 2 che è 0. Quindi il max è 0, 1. Quindi qua eravamo in questo caso e ha vinto lui. Quindi in realtà, cioè adesso non vorrei dire, ma
Se sono uguali, perdono, se sono diversi è il max tra quello sotto e quello a destra. E se sono uguali è il max tra quello sotto e quello a destra e quello diagonale più 1. Ovviamente se uno quindi si fa questa mappa mentale, poi non è che deve andare ogni volta a riguardarsi tutto quanto. Una volta che uno c'ha la mappa mentale, c'ha la tabellina, fa molto in fretta. Faccio talmente in fretta che questo quanto sarà? 1. Perché sono diversi e quindi il max tra quello sotto e quello a destra. Quello sotto è 1. Quanto sarà questo? 0. Quanto sarà questo? 1. Perché sono diversi, max tra destra e sotto. Quanto sarà questo? 1. Quanto sarà questo? 0. 1. 2. Perché qua il max tra 1, 1 e sono uguali, quindi anche la diagonale più 1. La diagonale 1 e quindi 2. E avevamo detto che la risposta sarà in 0, 0. E infatti è 2, che è BR. Per capire che è BR? Per capire che BR avremmo dovuto segnarci, magari potevamo farlo prima, però vabbè, avremmo dovuto segnarci per ciascuna di questi numeri che ci sono scritti anche qual era la scelta che abbiamo fatto. Tipo, qua eravamo arrivati da qua. Qua eravamo arrivati da qua. Qua eravamo arrivati da qua. Adesso non le faccio tutte quante, ci sono quelle che ci servono veramente, però possiamo farlo per tutte. Se abbiamo il master a varie cose, ci segniamo da dove siamo arrivati. Se ce ne sono più uguali, ne scegliamolo qualunque. Una volta che abbiamo questo, se la scelta è una diagonale, allora vuol dire che quella lettera l'abbiamo presa. E se non è diagonale, vuol dire che non l'abbiamo presa. E quindi qua cosa sarà? Diagonale, quindi abbiamo preso la B. Orizzontale, quindi non abbiamo preso queste qua. Diagonale, quindi abbiamo preso la R. Ma in realtà nell'ultimo caso non so se ho preso quella in diagonale, se ho preso quella a destra o quella giù, perché sono tutti uguali. O no? No, ho preso questo. Perché di queste tre scelte io ho preso quella diagonale, che mi sommava 1. Ah, perché è più 1. Non è indifferente. Okay. Se era una scelta destra giù che era nello stesso numero, allora sì, era indifferente. Ma qua l'unica scelta ottima è quella lì. E quindi se ricostruiamo, se ci segniamo oltre al numero anche la scelta che abbiamo fatto in ciascun caso, una volta che abbiamo finito possiamo ricostruirci a ritroso cosa abbiamo fatto, cioè qual è stata la combinazione ottima. In questo caso qua appunto possiamo andare di diagonali e ogni volta che c'è una diagonale sappiamo che abbiamo preso quella lettera. Quindi se avessi due parole con 8 lettere dovrei fare una tabella 9x9 sì. Per mettermi via. Sì, sì. Tra l'altro stavo guardando gli appelli e mi pare che le lettere fossero ben più di 9. Oh, ma ci dai foglia a uno quindi. Ok, visto che sono le 7:15 credo. 6:20. Ah, l'hanno sistemato quindi? Sistemato io. Ah, rivoluzione. Ok, no, allora c'è ancora. Ce l'abbiamo ancora di tempo. Ok, vogliamo far pausa o vogliamo andare dritti? Chi è per pausa alza la mano? Chi è per dritti alza la mano? Ok, un quarto d'ora di pausa. Bene, ripartiamo. Allora, abbiamo trovato la soluzione. Cosa dobbiamo fare adesso? Prego. Quello è tutto lineare, cioè tutto grande di 1. Questo è tutto grande di 1. O grande n per m. Il numero di stati è n per m. Cosa
Questa operazione grande di 1, grande di 1 per grande n per m, grande n per m. Memoria? La tabella n per m. Tabella n per m. Poi il costo della computazione. Posto. Mi serve quello più lungo è n più m. E ogni passo è costante. Quindi n per m. Perché n più m? Il pass più lungo è n più m perché a ogni step almeno uno tra A e B aumentano. Ok. E quindi prima che arrivano al caso base al più possono fare n più m passi. I per m? I per m? Perché il fattore dominante non è il costo della computazione ma è il costo della tabella. La tabella è grossa il numero di stati per quanto occupa una cella. Una cella occupa grande di 1, il numero di stati è grande di n per m, quindi quello è il fattore dominante. Invece quando facciamo il costo in tempo si guarda il costo dell'operazione per il costo del... per il numero di stati. Costo del caso generale per il numero di stati. Bene, c'è una domanda su questo? Sulla longest common subsequence? No. Bene. Ok. Ci ho provato. Allora. Già hai detto la domanda? Ah. Sì, allora. Dimmi. No, la domanda era. Anche se nel caso fossimo 16x17, sì. Una volta che abbiamo il trucchetto che si deve guardare il più grande, se sono diversi il più grande tra quello basso e quello orizzontale, non diventa una roba meccanica? Diventa una roba meccanica, certo. Beh, ma come tipo fare semplesso? Esatto. Cioè non è che uno si mette a, cioè uno sa le virgolette e lo fa. Esatto. Certo. Cioè, se ci capita una cosa così nel compito non è una roba tragica. Non è una roba tragica, è lunghina, però non è una roba tragica. Vi faccio notare una cosa, roba importante. Non è sempre detto che conviene guardare sempre le cose da sinistra verso destra. Perché tipo a volte troverete che vi fanno domande tipo ma se scartassimo i primi 6 caratteri di A e di Q e i primi 5 caratteri di P, qual è la risposta? Ovviamente, avendo fatto questa roba qui, è molto facile dirlo subito, perché basta che vai a vedere nella tabella la risposta in quella posizione. Ma se invece vi chiedessi, la domanda non fosse quella, ma è se scartate gli ultimi 3 caratteri di Q e gli ultimi 12 di B di P, qual è la risposta? Inverto. A quel punto conviene non fare la programmazione dinamica da sinistra verso destra, quindi scartando i primi, ma scartando gli ultimi. Molte delle cose che abbiamo fatto io ve le ho girate dalla parte più comoda, però non è sempre detto che sia la cosa più comoda rispetto alle domande. Dovete vedere quali sono le domande, perché se ci sono delle domande che vi chiedono dei risultati parziali della tabella di computazione della programmazione dinamica, ovviamente volete che quelle domande siano risposte ai vostri sottoproblemi. Quindi a volte come girare il sottoproblema dall'inizio alla fine, a volte come girarlo dalla fine all'inizio. In questo caso era uguale, ma facevo A-1, B-1. In questo caso era fondamentalmente uguale, ma facevo a, cioè i cosi partivano da N, M, facevo meno. E sì, fondamentalmente era la stessa cosa. Okay. In realtà beh, era più al contrario. Bene, passiamo allora al prossimo problema. Facciamo una versione leggermente più difficile di griglia.
Allora, abbiamo una griglia. Come l'altra volta, ci sono alcune celle inerettate della griglia. Però questa volta ogni numero, ogni cella ha un numero. Ogni cella non erettata ha un numero. E assumiamo che la prima e l'ultima sia in zero e le altre siano positive. Quindi non so, 3, 1, 5. Il problema è sempre: parto dalla cella più in alto a sinistra, voglio arrivare nella cella più in basso a destra, posso spostarmi solamente a destra e in basso, però stavolta non voglio sapere quanti modi ci sono per arrivare, ma voglio sapere qual è il percorso valido di somma massima che mi porta dalla più in alto a sinistra alla più in basso a destra. Quindi è una piccola variante sul tema. Vogliamo sapere qual è quindi il valore di questo percorso massimo. Come facciamo? Programmazione dinamica. Programmazione dinamica. Casuale. Eh? Casuale. No, non possiamo partire dal caso base. Dallo stato? Dobbiamo partire dallo stato e dalla domanda. C'è un problema. C'è un problema. Lo stato metterei la posizione in cui sono. Sì. E in più il valore che ho ottenuto di fare. Oppure il valore il percorso massimo da quel punto fino a qui. Sì. Se parto da qui, qual è il massimo che posso fare andando fino in fondo? Questa è la domanda. Questa è una domanda valida. Per dire la cosa che dicevamo prima, tipo un'altra domanda valida potrebbe essere: se parto dall'inizio e arrivo qui, qual è il massimo che posso fare? Sono due domande speculari, perché entrambe ci possono dare risposta al problema originale. Ovviamente se diciamo se parto da qui e arrivo in fondo, la risposta sarà f di 0,0. Se invece la domanda è se arrivo qui partendo dall'inizio, la risposta sarà f di n-1 m-1. Ok, noi facciamo la variante, quella più naturale adesso, che è quella partendo da, se partiamo da qui, quanto possiamo fare? Bene, adesso che abbiamo la domanda e che sappiamo come correlare la soluzione, caso base? Dipende da quale domanda scegliamo. Abbiamo scelto la domanda se partiamo da qui. Okay. Ne abbiamo un f di rc. Partiamo dalla riga r e dalla colonna c. E vogliamo sapere qual è il percorso massimo che arriva in fondo, in basso a destra. Caso base? F di... che sono alla fine. Quindi F di? N-1. F di N-1. M-1. Fa? 0, perché vi ho assicurato che... quelle due valgono 0. Poi? Altri casi base? F di n qualunque cosa uguale a 0? Meno infinito. Meno infinito.
F di qualunque cosa M è uguale a meno infinito. E se mi trovo sulla cera? Sì, quello per forza di cose, adesso faccio quel caso generale, ma sì. Quindi poi abbiamo F di RC, questo sarà a casi, è meno infinito se chiamiamola G la griglia, se G di RC è nera, altrimenti il valore della cella dove sono, mm-hmm. Quindi G di RC, chiamiamolo, più F di non arrivo da nessuna parte, sto andando, più il max di F R Q 1 C va al contrario di F di R C 1. Fatto. Siamo diventati molto più veloci. La quarta lezione. Adesso, se torniamo ai problemi di difficoltà, questa è difficoltà bassa, riusciamo a risolverli in fretta. Tempo e memoria. Ovviamente la soluzione è F di 0,0. La soluzione? F di 0,0. F di 0,0, sì. Soluzione F di 0,0. F costa L per L. Mm? F costa L per L. Perché? Perché è un massimo tra un... cioè, ma no, è un massimo tra due, quindi per le grandi di uno. Generale costante. Lui è stato n per m. Lui è stato n per m. Memoria vi vedo sempre un pochino più titubanti. Bella, è bella. Tabella N per M. Votazione. O grande di N più M. O grande di N più M. Quindi? O grande di N più di N per M. O grande di N per M. La votazione com'è che mi ha fatto dire? Perché, stesso ragionamento, quando arriviamo a ON, OM, ON-1, M-1, caso base, ogni volta che ricorriamo almeno uno dei due aumenta di 1, partiamo da 0, 0, quindi la catena più lunga è lunga N più M. Sempre, computazione devi vedere quanta memoria ti serve per fare la computazione dentro, molto raro che sia più grande di 1, però può capitare se devi salvare N valore in mezzo, però qua è grande di 1, per la catena più lunga. N per M è la grandezza della... della tabella. Quasi sempre, quasi sempre la tabella domina. Quasi sempre il fattore dominante sarà la tabella. Non sempre, quasi sempre. E qua poteva esserci il caso in cui mi interessava solo la colonna, solo una riga, e quindi adesso potevo cancellare. Stiamo facendo le stime, diciamo quelle standard, poi uno può ragionare che in realtà anche qui, volendo, si può fare il conto riga per riga o colonna per colonna, quindi in realtà se proprio ci serve la memoria extra possiamo pagare o grande di n più m, perché a quel punto la tabella sarà o grande di min tra n e m, invece la computazione rimane o grande di n più m, e quindi
a quel punto la computazione domina. Però in questo momento non ci interessa essere più specifici della formula generale. Però sì, assolutamente, qua in realtà possiamo fare una grande M più N in memoria. Una domanda, tipo, che può capitare, se avesse chiesto, partendo da un determinato... Se ci avesse chiesto, ma se partissimo da qui, quant'è il percorso massimo? Beh, quando ti calcoli la tabella di memorizzazione della DP, della programmazione dinamica, essendo che la domanda era, ma se parto da qui, quant'è il massimo? Beh, basta che vedere nella tabella quella posizione e hai la risposta. Ovviamente, se invece le domande sono della forma, ma se arrivo qui partendo dall'inizio, quanto è? E a quel punto allora non conviene fare questa domanda, conviene fare la domanda apposta, per così poi nella tabella ti ritrovi già le risposte. E a volte ne metto entrambe, quindi dovete calcolare entrambe le tabelle. Cioè, se una quella con questa domanda, se quella apposta. Bene, dai, ultimo problema. Ultimo problema di programmazione dinamica che vediamo. Difficoltà medio-alta, forse un pochino più difficile della più lunga sottosequenza comune, però ce la possiamo fare. Diciamo che una variante sul tema della più lunga sottosequenza comune. Bene, riprendiamo in mano la nostra banana e il nostro ananas. Ok? Ma... Come si chiama questo? Eh? Come si chiama? Non l'ho ancora detto. Beh, banana ed ananas sono parole abbastanza simili. Una domanda che mi potrei fare è, ma se io parto da banana e posso inserire e cancellare lettere, quante operazioni, quindi in una posizione qualunque che voglio posso inserire una lettera, o in una posizione qualunque che voglio posso cancellare una lettera? Ok? Qual è il numero minimo di operazioni che devo fare per ottenere ananas? Sì, due. Tra l'altro, perdono, ho tre operazioni. Posso inserire, cancellare e modificare. Okay. Quindi ho tre operazioni che mi costano uno, diciamo, che è inserire una lettera dove voglio, cancellare una lettera dove voglio, modificare una lettera che voglio. Modificare sarebbe fare due operazioni. Che sì, che ti costa uno però. Ok, costa comunque uno anche lei. Quindi faccio queste, ho queste tre operazioni che posso fare e voglio fare diventare banana ananas. Qua la risposta è 2, cancello B, aggiungo S alla fine. Questo si chiama il problema della edit distance. E quindi voglio trovare il numero minimo di operazioni che devo fare. Inserisco un carattere, sì. Cancellarne uno. Cancellarne uno. Modificarne uno. Penso le tre operazioni, mi costano tutte e tre uno. Voglio trovare il numero minimo di operazioni che mi modifica, che mi fa diventare banana, ananas, che mi fa diventare la mia Q, P o S, P, adesso non so che lettera ci metterò, ma la prima stringa e la seconda stringa. Con cosa risolviamo questo problema? Con la programmazione dinamica. Ultima volta.
La prossima volta non facciamo programmazione dinamica. Questo è l'ultimo problema che vi faccio vedere di programmazione dinamica. Step 1. Domanda. Quanti caratteri in comune? Può essere utile. Domanda è stato. Il numero di lettere, quindi parole. Devo quindi innanzitutto scegliere quale delle due parole. La prima e la seconda? Ah, ok. Se lo dice il problema, voglio far diventare la prima o la seconda? Partendo da un carattere, quante operazioni devo compiere al minimo per trasformare il prefisso o il suffisso di una parola nell'altra? Forse. Il suffisso di una parola nell'altra parola? Il suffisso dell'altra parola. Quindi uguale a massima sottosequenza comune. Quindi la domanda, anche qui, stesso trick che abbiamo già usato altre due volte. La domanda sarà F di AB. Se parto dall'esimo carattere della prima parola, quindi ho scartato i primi A, ho già scartato anche i primi B della seconda, quante operazioni ci metto a trasformare la prima parola con i primi A scartati nella seconda parola con i primi B scartati? Quindi sono sul pezzo dopo. Sono sul suffisso. Quindi A e B mi dicono quanti ne ho già scartati di carattere di ciascuna parola. Quindi ho F di AB. Questa volta le chiamo S e T per source e target. Ovviamente la mia soluzione sarà F di 00. La domanda è: se parto dall'esimo carattere della prima parola e parto dal biesimo carattere della seconda parola, qual è il numero minimo di operazioni per trasformare la parte rimanente della prima nella parte rimanente della seconda? Quindi, avendo scartato i primi A della prima, avendo scartato i primi B della seconda, vengono questi pezzi rimanenti, quale il numero di operazioni per trasformare il primo pezzo nel secondo pezzo? Stesso trick che abbiamo già usato. Perché usiamo questo trick? Perché quindi quando poi vedremo il primo carattere, cioè il carattere A e B, possiamo metterci delle scelte che possiamo scegliere. Ovviamente, essendo che quale operazioni sono aggiungi, rimuovi e modifica, saranno quelle le scelte, meno male. Bene, caso base. Quando sono alla fine. Cioè, non ho sentito. Quando sono alla fine. NM. F di NM è uguale a? Non posso fare niente. Zero. Cioè, non è che non posso più fare niente, non devo fare niente. Per trasformare la stringa vuota nella stringa vuota devo fare zero operazioni. Bene, qua adesso abbiamo altri casi base che sono un pochino più interessanti rispetto a prima. Ma quindi, cioè, se io sono su NM vuol dire che sono ho già finito le parole, che in questo caso è N7 e M7. N6 ed M6. Il primo carattere è lo 0, come sempre sono 0 based. Casi base. FN0. NB. Quindi avremo F di NB
E poi vabbè, ci sarà F di A M. Quanto valgono? B e A. Sento B ed A, perché? Da niente, per ottenere la stringa che se, di cui sono in B, farò B, cioè aggiungo B. Ci sei quasi? Cancello. Perché se io sono ad NB, la stringa che... è vero che parto dalla stringa vuota, ma non devo fare una stringa lunga B. Perché sto partendo dal biesimo carattere. Devo cancellare M-B. M-B. La parte rimanente che devo inserire tutta è M-B. E l'altro? E nemmeno A. Perché se io parto da qualcosa e devo andare nel nulla, devo cancellarli tutti uno a uno e quindi mi costa nemmeno A, perché no, è nemmeno A. Tra l'altro notate che appunto funzionano bene zero based, non ho dovuto mettere più uno meno uno, è proprio così. E questo ci porta allora a F di AB. Se A è più grande di M, eh? Se A è... no, non può essere. Quindi i casi base li abbiamo trovati e sono leggermente più interessanti. Sì, vabbè, c'è una sottrazione, però. E quindi questo ci lascia il caso generale. Quindi se sono uguali o sono diversi. Cioè se... Quali sono le scelte? Pensiamo alle scelte e pensiamo poi magari ci sono delle scelte che posso avere solo se capita qualcosa in particolare. Quale operazione fa? Quale operazione fa? Tra le tre? Quali sono le tre operazioni? Cancellare, inserire o... modificare. E cosa cancello, cosa inserisco e cosa modifico? Facciamo l'esempio su ST. Tipo partiamo da la prima N di S e la prima N di T. Ok. Allora abbiamo già NaN, anzi NaN, NaN in tutti e due. Quindi? Non dovrei fare niente. Cioè, allora, siamo in un caso generale, ok? Quindi io ho due pezzi di stringhe, voglio trasformare la prima e la seconda. So cosa posso fare, dico guarda, posso inserire, posso modificare, posso cancellare. Ok? Cioè devo solo inserire un S. Eh? Devo solo inserire un S. Non pensiamo a questo caso in particolare, pensiamo in generale. Ok. Perché rimuovere, uno dice vabbè, io posso rimuovere in qualunque posizione. Aggiungere, posso aggiungere qualunque posizione e modificare, posso modificare qualunque posizione della stringa, tutta la stringa S, perché T è immutabile, è S che cambia. E quindi ho tantissime scelte, proprio tante, tante, tante. Però, come al solito, dobbiamo ragionare sulle scelte utili, perché se è vero che possiamo modificare qualunque carattere, beh, tanto noi prima o poi troveremo qualunque carattere come primo carattere, allora tanto vale che se modifichiamo uno in questo momento, beh, modifichiamo proprio il primo. Stessa cosa per la rimozione. Noi possiamo rimuovere qualunque carattere, però prima o poi qualunque carattere sarà il primo carattere.
Allora, tanto vale che la scelta del rimuovere un carattere sarà solo rimuovere il primo carattere. Ok? Quindi stiamo riducendo il set di scelte alle scelte utili. Quelle che il più piccolo set di scelte che non ci fa perdere la generalità. Potrei fare forse due casi? Ce ne serviamo più di tre? No, casi ce ne serviamo due. Tipo il caso in cui la lettera in A è uguale alla lettera in B? Sì. E altrimenti. Ok, perché è importante cosa ci sblocca se la lettera A è uguale alla lettera in B? Quindi ci sblocca l'abilità di scegliere di prenderle e quindi fondamentalmente di scartarle entrambe senza pagare niente. Noi possiamo dire, guarda, stiamo allineando queste due lettere, quindi che effettivamente questa qua la stiamo utilizzando per matchare l'altra, e allora possiamo non pagare niente e prendercele entrambe in saccoccia e quindi avanzare di uno su entrambi. E questo possiamo farlo solamente se Q di S di A è uguale a T di B. Quindi quello ci ha sbloccato una scelta, quindi quella è una scelta sbloccata. Quali altre scelte ci sono? Quindi quella è una, poi? Se sono diverse, devo vedere. Cosa posso fare? Modificare una delle due? No. Non ha senso, più sono uguali. Ah, ma sono ancora uguali. No, non stiamo più assumendo che sono uguali, però tu mi hai detto modificare uno dei due, non posso modificare uno dei due? Assolutamente il primo. Posso modificare solo il primo? Se modifico il primo, avrà mai senso che lo modifico con una cosa che è diversa dal secondo? No. No, perché tanto quando modifico qualcosa senza partire in generalità, prima o poi dovrà essere su qualche punto che matcha, che voglio far matchare, perché sennò perché cazzo lo modifico? Quindi, seconda scelta, modifico il primo nel secondo. Modifico quello puntato da A a quello puntato in B. Pago 1 e posso scartarli entrambi. Questa è la seconda scelta. Terza scelta? Cancellare. Ok. Cosa mi implica? Che ho slittato di 1 A, quindi A più 1 di 20. Quindi, quanto ho pagato? 1. E posso far avanzare di 1... Questa è la terza scelta. Quarta scelta? Aggiungo un carattere nella posizione. Aggiungo un carattere. Avrà mai senso aggiungere un carattere diverso da quello con cui voglio matcharlo? No. No, perché se aggiungo un carattere prima o poi voglio matcharlo con qualcuno. Quindi posso assumere che aggiungo quello uguale e li scarto entrambi, quello che ho appena aggiunto e quello lì. E quello di B. Questi sono i quattro casi. Quindi, iniziamo dall'altrimenti, che poi chiamerò tipo A, perché tanto poi sono tutti uguali nell'altro e ne aggiungo uno. Cosa devo prendere? Prendo Minna. Minna? Di cosa? E questo non è il caso che sono diversi i caratteri, eh? E min tra le varie operazioni. Che sono? Che sono la modifica. Modifica? La modifica come si comporta? Che S di A diventa uguale a T di B. Sì, e quindi? Quanto costa? Non solo uno, uno più, il fatto che poi devo andare avanti, quindi uno più F di A più uno di più uno. Esatto, il più uno per ora lo ignoro perché mi sa che tanto sarà fatto il comune su tutti, quindi posso metterlo dopo il min.
Quindi questa è la modifica. Poi? Quindi perché se modifico, modifico quello puntato da A e quello puntato in B e quindi li, me li prendo come matchati perché l'ho modificato e quindi mi posso prendere entrambi come matchati. Poi? C'è l'eliminazione. Eliminazione? Tra 1 più F di A più 1 B. Questa è la rimozione. Se io rimuovo il primo carattere, non sto matchando niente, però ho levato un carattere dalla stringa S e quindi faccio avanzare A di 1. E ho pagato 1 in più, quindi poi c'è sempre più 1 fattore comune. Poi? Inserimento. Inserimento. Come funziona? F di A meno 1 B. No, perché io inserisco, quindi lo inserisco prima del dove mi trovo. Ma resto in A, quindi e poi lo matcho. A B più 1. E questo è l'inserimento. Tutto questo più 1, perché per tutte queste tre operazioni pago 1 in più. E tutta questa roba ce la chiamiamo A maiuscola, almeno così. E questo era l'altrimenti. Il non altrimenti, quindi SS di A è uguale a TDB. Com'è questo caso? Lo metto via e vado avanti. Quindi cosa sarà? Sarà un minimo. Sarà un min tra cosa? E tra A e manga. Tra A F di A più 1 B più 1, perché questo è l'unico caso in cui posso mettermene in saccoccia senza pagare niente, perché sono già uguali e quindi posso matcharli gratis. Ma questa verifica la faccio già lì dentro. Dove? Nella modifica è uguale la condizione. La ricorsione è uguale, ma qua pago 1 in più. Quindi praticamente la modifica non sarà mai. Ovviamente se sono uguali, questo non potrà mai essere l'ottimo. Ma palesemente, cioè nel senso perché dovrei modificarlo in se stesso, cioè pago 1 per non fare niente. Se sono uguali la modifica non potrà mai essere l'ottimo. Non è detto che matching sia ottimo, potrebbe essere che rimozione e inserimento è ottimo, non lo sappiamo. Matching sicuramente non lo sarà, modifica non, sicuramente non lo sarà. E questo è il edit distance. Notare che se poi uno si fa lo schemino mentale, cosa stai dicendo? Guarda che tabellina, i bordi sono, parte da 0 in basso a destra, poi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cella, se sono diversi, sarà il minimo tra la diagonale a destra o in basso più 1, se sono uguali posso anche prendere la diagonale senza il più 1. Quindi anche qua poi le regolette sono facili. Per computazione potrebbe essere il costo massimo è M, perché tipo
fai cioè sbagli, cioè di fare M volte tipo inserimenti. Allora, ovviamente il numero di operazioni ottimale poi sarà lineare, ma per trovarle mi costa il costo della programmazione dinamica. Non c'è, qua non c'è scappatoia, qua devo proprio pagare il costo della programmazione dinamica. Poi il numero di mosse sarà lineare per forza, ma il costo non lo è. Il costo cos'è? O grande di N, M. La memoria, eh? Sarà sempre grande NM. Anche qui stesso discorso di prima. La tabella banale è N per M. La computazione è N più M. Quindi N per M. Anche qui però possiamo, se vogliamo, ottimizzare e prendere min di N più M per la tabella. Però comunque a quel punto il costo di computazione è N più M, quindi diventa grande N più M. Io non c'è una virgola, c'è un per. Cosa? C'è un per, giusto? Sì, ho scritto una virgola, non so perché. No, è per. Sì, ho scritto una virgola, per sbaglio. Quindi in questo caso la tabellina sarà 0 in basso a destra. Vediamo, dai, facciamo questi ultimi 5 minuti della tabella di questo, o facciamo un altro caso, va bene? Banana e ananas, volete altro? Qua si toglie e si inserisce. Facciamo banana, no? Allora preparo la tabella così vediamo quanto so essere veloce, dovevo farlo qua in realtà, quanto so essere veloce su un, questa cos'è, un 7x7? Quindi tabella ne abbiamo banana e ananas. Questo è A e questo è B. Come al solito conviene farlo al contrario, quindi caso base 0 e poi i casi base di riga e colonna che abbiamo visto che erano n-a, quindi sarà ecco qui. Bene, e ci facciamo anche il percorso, dai, così almeno vediamo, però no, lo faccio a posteriori perché sennò così, faccio a posteriori. Allora, quindi modello mentale, se sono diversi sarà il minimo tra destra diagonale giù più 1, se sono uguali ho anche diagonale senza più 1. Iniziamo. Mi scusi, devo fare la chiusura? Chiudo la porta? Sì, e poi ci pensiamo noi. Ok, grazie. Quindi ho già sbagliato perché non è 0. È 1 perché è diagonale. È diagonale. Poi AA, quindi qua è 1 perché ho la mossa diagonale senza pagare perché sono uguali. Questo sarà 2. No, non è vero. Non ho capito se sono diversi. Ah no, sarà 2, sì, perché è sotto più 1. Se sono diversi il minimo tra diagonale basso e destra più 1. Sì. Se invece sono uguali il minimo tra destra basso tra questo è più 1 e diagonale. In che senso
se sono diversi, devo prendere il minimo tra diagonale sotto, sotto destra e farci più 1. Se sono uguali, ho questi 3 più 1. E poi posso anche prendere la diagonale senza fare più 1. Tipo qua sto prendendo sotto più 1. Qua sono uguali, quindi posso prendere o la diagonale o il sotto più 1, fanno entrambi 3. Qua sono diversi, quindi questo sarà 4. Questi sono uguali, quindi posso prendere o 5 o 5, quindi 5. Ok. Seconda, S e COL sono diversi, quindi questo è 2. A e N sono diversi, quindi questo è 2. E 2 perché non devo prendere quello sotto, posso prendere quello a destra, quello diagonale più 1. N e N sono uguali, posso prendere 1. A e N sono diversi, 2. N e N sono uguali, o 3 o 2 più 1 fa 3. A e N sono diversi, o 3 più 1, 4, comunque 4. Riparto, A e S sono diversi, quindi devo prendere per forza 3. A e A sono uguali, quindi posso prendere 2. N e A sono diversi, mi costa 2, perché prendo destra più 1. A e A sono uguali, posso prendere 1. N e A sono diversi, posso prendere 2. A e A sono uguali, mi costa comunque 3. S e N sono diversi, pago 4. A e N sono diversi, pago 3. N e N sono uguali, pago 2. A e N sono diversi, pago 2. N e N sono uguali, pago 1. A e N sono diversi, pago 2. S e A sono diversi, pago 5. A e A sono uguali, pago 4 comunque perché. N e A sono diversi, pago 3. A e A sono uguali, pago 2. N e A sono diversi, pago 2. Destra. A e A sono uguali, posso pagare 1. Ultima colonna. S e B sono diversi, pago 6. A, B sono diversi, pago 5. N, B sono diversi, pago 4. A, B sono diversi, pago 3. N, B sono diversi, pago 3. A e B ho fatto giusto, vero? Sì. Sì? A e B sono diversi, pago 2. L'edit distance è 2. Se io avessi tenuto traccia del percorso migliore, cosa che non ho fatto, però adesso lo faccio a posteriori, sarebbe stato questo, questo, sto facendo doppia freccetta se è la mossa gratis. Questi sono uguali, quindi sono arrivato da qua. Questi sono uguali, sono arrivato da qua. Questi sono uguali, sono arrivato da qua. Questi sono uguali, sono arrivato da qua. Questi sono diversi, sono arrivato da qua. Le frecce verso destra sono cancellazioni, le frecce verso il basso sono inserimenti, quindi questo sta dicendo cancella B, tieniteli tutti, inserisci S. Ovviamente adesso l'ho ricostruita a posteriori, le freccette, però uno se, volendo se le può mettere man mano. Cioè devi dire da che parte stavi arrivando quando hai fatto la scelta. Prima di chiedo, ci sono domande? Ok, allora con questo abbiamo concluso programmazione dinamica. Ci vediamo la prossima volta.